Questo libro ha destato grande curiosità, quindi sono tante le tematiche, le provocazioni sollevate, e sappiamo tutti che il presidente Bertinotti ha comunque un eloquio bellissimo, e quindi saremo lieti di farci intrattenere da lui. Una informazione di servizio, lo dico per Paola Binetti, che ho appena scoperto, che non sa che questo libro è in concorso, perché noi qui stiamo facendo da vari mesi un incontro, un salotto letterario. Ci sono i nostri elettori in sala, che ringrazio. Quindi, come gira e volta, si parla sempre di politica, ci sono gli elettori, quelli che riempiono le urne, e poi ci sono quelli che fanno le schede per questo concorso letterario. Il fil rouge di questo concorso Ius Art quest'anno è quello della vendetta o giustizia. Scopriremo nel corso di questo incontro perché il libro del presidente Bertinotti si innesti in questo percorso. Poi c'è anche una domanda brutale che le faremo alla fine, perché noi avvocati facciamo delle brutte domande, quindi si prepari. E vi chiedo intanto, chi non è ancora un nostro elettore, di recarsi al desk e chiedere le informazioni per come diventare elettore. Quando ci sarà questo premio? Ovviamente il premio abbiamo visto questo è il nostro settimo incontro, abbiamo visto alternarsi dei romanzi a dei saggi. Ovviamente quello del presidente Bertinotti rientra nell'ambito dei saggi. Ho appena chiesto alla senatrice Binetti, con la quale vi prego di congratularmi insieme a me con un grande applauso per questa nuova elezione e questo nuovo impegno. Quindi tra i saggi e i romanzi il premio verrà, la semifinale si disputerà in Calabria, quindi per omaggiare un po' la mia terra e costruire in maniera ideale questo ponte della legalità, no? Non ci piacciono i ponti, quelli che attraversano lo stretto, ma siamo per i ponti della legalità, ci piace rispettare l'ambiente, e quindi avremo la semifinale il 29 giugno a Roccella Ionica, e poi la finale a Pontremoli all'interno del premio Bancarella. Pontremoli perché? Perché la nostra associazione, che quest'anno compie 18 anni, è stata fondata da me insieme a due amici avvocati. Questa sera abbiamo il privilegio di avere la fondatrice Angela Modafferi, che però è al desk, l'avvocato Modafferi, ecco l'avvocato Antonino Galletti, che è qui per darci il saluto del nostro Consiglio dell'Ordine. Vieni Antonino da questa parte. Vi dicevo, tra i soci fondatori magistrati vi porto il saluto di Antonello Racanelli e di Cosimo Maria Ferri, che dovrebbe raggiungerci, anche lui neoeletto da poco deputato. Cosimo, la sua famiglia è di Pontremoli, il centro studi giuridici lunigianensi fondati da suo padre Enrico Ferri, che tutti ricordiamo come il ministro dei 110 allora, e anche la famiglia che ha contribuito alla fondazione del premio Bancarella, quindi a portare avanti questa tradizione dei librai. Per cui ci ritroveremo alla seconda settimana, la seconda domenica di luglio, per scoprire chi avrà vinto nella sezione dei saggi e chi avrà vinto nella sezione dei romanzi. Con me in questa avventura, un compagno, il caso di dire, di avventura, è il dottor Angelo Martinelli, magistrato, scrittore, anche lui in concorso con il suo libro Mi saluti la sua signora, un romanzo poliziesco in cui il protagonista è un pubblico ministero. Angelo concluderà questo nostro incontro di stasera, e quindi prima di entrare nel vivo andiamo ai saluti di benvenuto. Quindi abbiamo il patrocinio di due comuni, il comune di Roccella Ionica, quindi vi porto i saluti del sindaco, del dottor Vincenzo Certomà, ma soprattutto del vice sindaco Vittorio Zito, mio amico, ma che condivide con me un prezioso ricordo del presidente Bertinotti, perché Roccella Ionica è il paese natale del senatore Sisinio Zito, che quando il presidente Bertinotti cominciava come sindacalista lo ha avuto come controparte
come sottosegretario ai lavori, al lavoro e alla previdenza. Per cui il grande senatore Zito, io corteggio il presidente Bertinotti da due anni e mezzo, grazie a Vittorio Mucci, che non è qui stasera, che ho già ampiamente ringraziato anche in privato. E come vi dicevo, aspettavamo che il presidente Bertinotti venisse anche a Roccella Ionica, perché è inutile negare, come ho già ieri sera confessato, perché per non rubare molto tempo ho scritto una lettera ieri sera al presidente, il contesto in cui sono cresciuta è un contesto in cui si parlava di PC e di rifondazione. Il senatore Zito era un socialista e quindi diciamo che la cultura politica è di quell'area comune al presidente Bertinotti. Poi il mio migliore amico aveva un padre che era l'unico senatore di rifondazione eletto per pochissimo, Virginio Vladimir Condarcuri. E quindi questo ricordo anche di questa vittoria, anche perché parliamo di un uomo che era un capotreno, quindi si era impegnato politicamente e aveva ottenuto questa grande soddisfazione. Quindi i ricordi legati al presidente Bertinotti sono tanti. Io provengo, la mia famiglia di origine materna proviene da Caulonia, che è nota per la Repubblica Rossa di Cavallaro del 45, e quindi ho tanti aneddoti carini, qualcuno magari, se avremo tempo. C'era mio nonno soprattutto, che raccontava una barzelletta sempre che aveva a che fare col presidente Bertinotti. Poi magari, se rimarrà tempo, la sveleremo, perché un po' di leggerezza non ci fa male. E quindi andiamo ai saluti istituzionali e poi entriamo nel vivo. È ovvio che molti di voi sanno chi è Fausto Bertinotti. Mi sembra veramente ultroneo presentare la carriera brillante del presidente Bertinotti. Possiamo senz'altro dire, come si usa dalle nostre parti, cioè all'interno di Ius Gustando, dove amiamo ripetere che ai banchetti degli uomini di valore spontaneamente vanno gli uomini di valore, siamo senz'altro tutti qui a dare testimonianza del fatto che sicuramente Fausto Bertinotti è un uomo di valore che ha lottato per dei valori.